Il mio progetto di ricerca, Women's Voices in Medieval Artes Dictandi and Modern Letter Collections, propone l'uso delle Artes Dictandi per lo studio della storia delle donne nella società medievale. Questi manuali, che includono modelli epistolari usati per la stesura delle lettere reali, sono strumenti fondamentali per la ricostruzione della prassi epistolografica femminile del tempo. Inoltre, tale materiale didattico rappresenta una interessante testimonianza della elaborazione socioculturale di una costruzione identitaria di genere. In occasione dell'odierna conferenza mi propongo di rispondere alle seguenti domande. Le Artes Dictandi contengono modelli di lettere scambiate tra donne? E di quale tipologia? In che modo le istruzioni impartite riflettono e consolidano un sistema di valori che contribuisce a plasmare l'immagine sociale e culturale della donna medievale? Quattro sono gli esempi selezionati di manuali e sui quali si focalizzerà la mia presentazione. La Summa di Bernardin, XII secolo, la collezione di Tegenze, XII secolo, i Dictamina Rhetorica di Guido Faba, XIII secolo, il Pomerium Rhetorice di Bichillino d'Aspello, XIV secolo. Il primo esempio, datato agli ultimi decenni del secolo XII, proviene dalla scuola di Orléans. Mi riferisco alla collezione epistolare di Bernard de Main, che ci è pervenuta nella forma di Compilatio Minor e Compilatio Major. La collezione piccola contiene tra le 140 e le 300 lettere. Quella grande, che in alcuni manoscritti si presenta come la compilazione di un allievo di Bernard, raggiunge circa le 600 unità. La Summa di Bernard ha ricevuto una parziale edizione per opera di Delisle, Ouvré, Cartellieri e in anni più recenti a cura di Joseph Meisenzahl. Cartellieri fornisce una esauriente e utile edizione delle rubriche degli incipit ed explicit dei testi preservati nel manoscritto Donaueschingen 910. Tuttavia il suo lavoro è caratterizzato dai limiti di un certo approccio storico del passato che guardava ai modelli di lettera come strumento, esclusivamente come strumento per la ricostruzione dell'evento storico, tralasciando il valore socioculturale da essi rappresentato. Questa attitudine è corroborata dalle parole dello stesso editore che afferma di aver edito soltanto i testi più rilevanti. Di fatto, la notevole corrispondenza femminile contenuta in questa collezione cade nell'incuria. Lo scambio epistolare in questa collezione avviene soprattutto tra persone di sesso opposto, e su quindi tra uomini e donne, su questioni riguardanti comportamenti sessuali irregolari. Tali questioni coinvolgono la sfera laica e quella religiosa e sembrano riflettere la contemporanea attenzione della Chiesa riservata ai comportamenti sessuali della società e la sua spinta riformatrice a favore di una nuova etica della famiglia. Le mogli si lamentano perché tradite, rifiutate dai loro mariti, le donne perché ingiustamente deflorate, vittime di false promesse di matrimonio, accusate di falsi crimini. Le stesse a loro volta abbandonano i loro partners, commettono adulterio, intrattengono una corrispondenza passionale con i loro amanti. In alcune lettere si rende chiaro il tentativo di reprimere le offese al matrimonio, alla famiglia e all'ordine pubblico. Un bigamo, richiamato dall'autorità ecclesiastica, torna dalla moglie. La richiesta di separazione da parte di un marito per la menomazione fisica della coniuge è rifiutata. Voci di rimprovero contro forme di devianza morale e sessuale provengono anche dal mondo clericale. In una lettera un vescovo lamenta con una badessa la dissolutezza della condotta delle sue monache e richiede un ritorno alla una vita casta e devota. In un'altra epistola alcune monache chiedono che il vescovo emetta un'ordinanza affinché una consorella sia allontanata dal monastero a causa del suo comportamento peccaminoso. La Summa contiene anche diverse lettere tra amico, amiche e tra personaggi mitologici.
La corrispondenza tra uomini e donne, sebbene in una proporzione minore, si intrattiene anche per una richiesta di aiuti economici o problemi di vita quotidiana, come nel caso dell'epistola di una vedova che reclama il suo diritto di preservare la decima e la dote sottrattele, o di un marito carcerato che chiede alla moglie di inviargli 100 marche. È interessante notare che in questa collezione, la collezione epistolare di Bernard de Main, trasmessa dal manoscritto Dona Weixing 910, si riscontra la presenza di solo due lettere scambiate tra donne. E questa corrispondenza, tutta al femminile, avviene tra religiose. Una monaca chiede a una badessa di poter essere accolta nel suo convento. Tuttavia, la sua richiesta è rifiutata perché l'indigenza del cenobio vieta l'ingresso di nuove consorelle. La natura di questi due modelli epistolari, quindi di questo scambio al femminile tra badessa e monaca, si discosta da quella delle lettere prima menzionate. In questo caso specifico, la comunicazione epistolare tra donne rispetto a quella tra individui di sesso differente sembrerebbe svolgere una funzione pratica piuttosto che plasmatrice di un sistema di valori e credenze. Tale considerazione, tuttavia, presenta i limiti di un'analisi parziale dovuta alla mancanza di un'edizione completa dell'opera di Bernard de Main. Il manoscritto Dona Weixing 910 rappresenta una versione ridotta della cosiddetta compilatio major e, come rilevato da Vuillet, un rimaneggiamento operato in territorio austriaco-bavarese. Data la molteplicità di redazione e la complessità della trasmissione del testo, non ci si può esimere dal porsi i seguenti quesiti, che richiedono integrazioni e futuri approfondimenti. La corrispondenza tra donne rimane invariata oppure subisce delle modifiche nella storia della trasmissione della Summa? In che modo su di essa incidono esigenze culturali maturate in condizioni spazio-temporali differenti? Passiamo ora al secondo esempio, ai dictamina retorica di Guido Faba. E in confronto alla Summa di Bernard de Main, nei dictamina retorica di Guido Faba, maestro bolognese del XIII secolo, lo scambio epistolare tra donne cresce di numero e si fa più variegato. Esso interessa sia l'ambito religioso che laico. Le corrispondenti sono prevalentemente di grado sociale elevato, per cui D, badessa dell'abbazia di San Colombano, chiede ad A, badessa di San Gregorio, che Diana, figlia del nobile Andalò, sia accolta nel suo convento. L'imperatrice A indirizza alla regina di Francia G una lettera di amicizia e benevolenza. Una duchessa B si congratula con A, marchesa degli Estensi, per la nascita della nuova prole. La contessa M di Panico chiede alla Catania B che una sua ancella si unisca in matrimonio con un suo cavaliere. Il manuale di Faba ospita anche uno scambio epistolare tra sorelle, donne ordinarie, che fa volgere nuovamente lo sguardo a questioni di diritto canonico. Berta incita Maria a tornare nel suo paese di origine e a perfezionare la sua unione coniugale con l'atto sessuale, matrimonium consumatum. L'ambiente cittadino e rurale è rappresentato soprattutto da voci maschili, tesoriere, podestà, giudice, banchiere, mercante, sarto, ad eccezione di una lettera destinata da una donna a suo marito giudice, in cui la donna cerca di persuadere il marito a prendere misure contro un certo Johannes per i reati contro il patrimonio commessi al danno di suo padre Albertus. Il mondo epistolare tratteggiato da Faba esclude completamente la forza lavoro
la forza lavoro femminile, a discapito del ruolo economico rilevante da esso svolto soprattutto nel tardo Medioevo. Di conseguenza, le donne non sono dipinte come imprenditrici o creatrici di ricchezza, ma semplicemente veicoli per la sua trasmissione tramite doti ed eredità. Nel secolo XIII, nella città di Bologna, le corporazioni ben presto vietarono la partecipazione delle donne a causa della funzione politica che esse svolgevano. Questa condizione di subalternità femminile potrebbe forse spiegare l'assenza nei dittami retorica di modelli di lettere da e per donne lavoratrici? O forse tra le ragioni dovrebbe citarsi una interdipendenza tra tali modelli epistolari e la diffusione degli scritti in volgare, che verrà soprattutto in seguito, come dimostrerebbero le 251 lettere inviate da Margherita Datini a suo marito, mercante di Prato, nel XIV secolo. La selezione delle voci femminili potrebbe tuttavia non essere stata influenzata esclusivamente da ragioni linguistiche, ma anche da motivi ideologici. Interessante notare che si debba proprio a Faba la nobilitazione del volgare a lingua colta e il suo ingresso nella tradizione retorica fino ad allora prettamente latina dell'ars dittandi. Tuttavia, la prosa italiana della sua Gemma purpurea e dei Parlamenti et Epistole parla esclusivamente una voce maschile. Tale constatazione induce a riflettere su un probabile progetto del maestro di retorica bolognese atto a costruire su un piano ideale un corpo epistolare femminile che consolidasse le esigenze di una cultura e sfere alte della società e mostrasse un atteggiamento di sufficienza per le emergenti scritture femminili operose e borghesi. Il terzo esempio, il Pomerium Rhetorice di Bichilinus d'Aspello. In questo compendio di retorica, diviso in 5 libri, composto nei primi anni del XIV secolo presso lo Studium di Padova, le esemplificazioni delle singole parti dell'epistola, e quindi salutatio, exordium, narratio, petitio, conclusio, presentano voci femminili appartenenti ad un contesto religioso, badessa, priora, monaca o familiare, madre, moglie, zia, nuora ed amante. Lo scambio epistolare avviene soprattutto, anche in questo caso, tra uomini e donne. Una badessa indirizza ad un vescovo parole di elogio per il velo, insegna della condizione sacra delle monache e, come da lui richiesto, apre le porte del convento a una nuova consorella. Una donna si assicura che il fratello stia bene e sia riuscito a sfuggire al tumulto scoppiato nella città di Padova. Una madre addolorata per una perdita chiede e riceve parole di conforto dal figlio. Diverse semplificazioni concernono la sfera delle emozioni. Una moglie sofferente per la lontananza del marito supplica il coniuge perché ritorni a casa. Un innamorato mostra nella descrizione degli stati languidi dell'animo la sua completa devozione per la donna amata. Un uomo lamenta l'infedeltà della sua compagna. Le donne comunicano tra di loro solo se unite da vincoli di sangue. In questa collezione vi è un unico esempio epistolare tutto al femminile. E si registra in una formula di saluto tra una zia e nipote. A differenza dei dittamina retorica di Guido Faba, si matura una maggiore attenzione per le fasce basse piuttosto che superiori della stratificazione sociale femminile. La comunicazione epistolare tra donne non avviene nelle alte sfere della società, ma in un ambiente familiare. E questo si sposa con un tono generale del Pomerium. L'opera include nel secondo libro un intero capitolo, il decimo, con esempi di saluto per contadini e pastori. Simile inclusione si trova nella Summa di Jacques de Dinan, quello di Conrad von Mure, in cui si riscontra un incremento delle distinzioni delle categorie sociali in un ampio spettro dall'alto verso il basso. Gli studiosi propongono come autori di riferimento il Pomerium Geoffrey de Binsoff e Bene da Firenze.
Quest'ultimo potrebbe forse considerarsi il modello dominante. Difatti, nel Candelabrum di Bene Fiorentino, le istruzioni riguardanti la stesura di lettere da e per donne si riscontra tra religiose oppure in un ambiente familiare. La ristretta selezione degli scambi epistolari tra donne potrebbe forse essere stata influenzata da tradizioni retoriche, dato che lo stesso Bichilinus definisce la sua opera una summula, un compendio di formule e di regole del bello scrivere tramandate dai maestri illustri del dictamen. Certamente la storia di Padova è segnata dalla presenza di illustri figure femminili, membri di famiglie aristocratiche e promotrici di arte e cultura, di cui si ha notizia soprattutto a partire dalla metà del XIV secolo, come Fina Buzzacarini, sua sorella Ursula o Caterina Lupi. Potrebbe forse la scelta di Bichilino di non dar spazio a questo strato sociale della popolazione femminile spiegarsi con un tentativo di ridurre, almeno sulla carta, il potere d'azione delle donne, come farà in seguito Marsilio da Padova, che a Parigi comporrà il Defensor Pacis, opera che esclude i bambini, gli schiavi, gli stranieri ed insieme a loro anche le donne dal novero dei cittadini a cui viene affidato il ruolo di governo del paese? Questo è l'ultimo esempio che propongo oggi, e si tratta di tre lettere, tre delle 10 lettere che sono conservate in un manoscritto proveniente dall'abbazia di Tegense, oggi custodito dalla Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, e sono state pubblicate in appendice all'edizione di Plechel. Una di queste tre lettere, scambiate tra donne, è considerata l'espressione più notevole di amore omoerotico femminile medievale, da John Boswell. Gli studiosi hanno a lungo dibattuto sull'autenticità di queste lettere, ma a prescindere dalla loro originaria funzione, ciò che è rilevante è che molto probabilmente erano usate come modelli esemplari e per tale motivo copiati. Il manoscritto che le conserva era chiaramente destinato all'istruzione dell'Ars Dictaminis, supposizione sostenuta dal fatto che lo stesso codice contiene altri manuali di altre artes dictandi, come quello di Albericola, Montecassino, Albertano, Samaritano ed Enrico Francigena. Le tre lettere scambiate tra una religiosa G e altre due o tre amiche A e B descrivono, come recentemente notato dalla Newman, una crescente passionalità. Nella prima lettera, dalla cara alla più cara, dalla dolce alla più dolce, si riscontrano i motivi ricorrenti dell'amicizia, tema estremamente significativo dell'epistolografia medievale. Le due corrispondenti, unite nello spirito nonostante la lontananza fisica, preservano un legame di amicizia eterno ed autentico. Nella seconda lettera, l'amata, che è più dolce del miele, è unica e speciale ed è definita amante piuttosto che amica. In questa lettera l'affectio, la dilexio, si tramita in passione erotica e desiderium, amor et desiderium. Nella terza lettera, la fisicità della passione diviene ancora più vivida ed intensa, con esplicite allusioni allo scambio di baci e carezze. Queste lettere rappresentano solo una fetta delle varie possibili manifestazioni della vita affettiva medievale che i maestri di retorica, attenti osservatori e comunicatori del loro tempo, documentano, considerando l'emozionalità una parte centrale della vita sociale. Il quarto modo di un anonimo trattato sulla salutatio è tutto incentrato sull'affettività. L'autore dell'anonimo manuale riconosce la necessità di distinguere due diversi modi di salutare, dell'amico all'amico e dell'amica all'amica.
In un altro anonimo trattato francese, probabilmente copiato a Tours intorno al 1171, denominato Summula Turonensis e Floribus Rhetoricis, in una delle sei copie che tramandano il testo, si danno indicazioni su come descrivere un uomo a cui si vuole piacere. Sono utilizzati temi comuni alla letteratura omoerotica e al centro di essi la straordinaria bellezza del giovane Ganimede, rapito da Zeus e creato coppiere degli dèi. Come in altre sfere della vita umana, anche l'amore, nella sua forma eterosessuale o no, subisce una modellizzazione retorica che è una proiezione delle rappresentazioni e usi sessuali del tempo. Le tre lettere di Tegenze propongono una raffigurazione dell'amore che mostra molte affinità con stereotipi e motivi in uso in certa epistolografia e letteratura amorosa coeva. Tuttora non è possibile stabilire in che modo questi motivi letterari possano dialogare con pratiche sociali di scrittura, e questo per diverse ragioni. Prima di tutto la natura ambigua di queste lettere, gli studiosi ancora dibattono se debbano considerarsi modelli retorici o lettere reali utilizzate come esempi. Secondo, l'indeterminatezza del significato medievale di omoerotismo. E terzo, la paucità di fonti documentarie a riguardo di relazioni sessuali tra donne medievali. Tuttavia, il fatto che tali lettere fossero state inserite all'interno di una collezione di epistole utilizzate come esempi di bello scrivere lascia presupporre che tale tipologia di testi fosse in uso nella società medievale. Essi rappresentano dei preziosi e rari testimoni di una prassi epistolografica femminile di cui è difficile ricostruire la storia e le cui tracce, probabilmente ancora celate nei manoscritti, sopravvivono contro il disinteresse di autorità civiche e religiose. È una storia intellettuale che favorisce la discussione su devianze sessuali maschili piuttosto che femminili. In conclusione, i quattro esempi analizzati rivelano che le artes riservano spazio alla comunicazione epistolare femminile, seppur in una entità minore rispetto a quella maschile. Le donne comunicano tra di loro, anche se i loro interlocutori preferiti sono uomini. Lo status sociale della donna, alto, medio, basso, il contesto, corte, monastero, città, la condizione, laica, religiosa, la tipologia di lettera usata e l'argomento trattato, cambiano nelle diverse artes. Tali variazioni sono determinate dalle diverse cornici socioculturali di cui i manuali riflettono usi, valori e credenze. Le lettere di amore e di amicizia dell'abbazia di Tegenze rappresentano una voce emozionale femminile di cui si ha traccia soprattutto nel XII secolo e le cui notizie provengono esclusivamente dalla valle della Loira e dalla Baviera, sebbene molto si suppone sia andato perso. Esse minano le convenzioni dell'artificio letterario e pongono questioni di identità sessuale e sociale. La coppia di missiva e responsiva scambiate tra monaca e badessa, contenuta nella Summa di Bernard de Main, è il prodotto di una rielaborazione testuale avvenuta in territorio austro-bavarese presso la diocesi di Speyer e l'arcivescovato di Salisburgo. Questo rimaneggiamento probabilmente riflette le esigenze pratiche di un ambiente culturale in cui la scrittura femminile mostra essere prolifica, come attestato dai recenti studi sugli scriptoria dei doppi monasteri di Admont, Scheftlar e Bessumbrunn. Nei dictamina retorica di Guido Faba, i modelli di lettere sono scambiate principalmente nei circoli femminili dell'alta società per esprimere benevolenza, congratulazioni, chiedere un favore. A questa elite probabilmente guardava il maestro di Bologna, che sembra voler esprimere quel pregiudizio verso le classi emergenti borghesi espresso da diversi altri suoi colleghi e al tempo stesso fare leva sul ruolo subalterno a cui era delegata l'attività professionale delle donne dalle regolamentazioni delle corporazioni cittadine del tempo.
Nel Pomerium, la circoscrizione della comunicazione tra donne ad un unico esempio di salutatio tra familiari segue, da una parte, le tracce di una tradizione dettatoria che riduce lo spazio femminile e guarda verso stratificazioni sociali basse. Dall'altro, forse, una certa tradizione culturale misogina, come si legge tra le righe nei differenti esempi di transuzio applicati esclusivamente in senso positivo all'uomo, positivo e negativo alla donna. E così il petto dell'uomo diviene un giardino delle delizie, il ventre un prato ameno. La donna può definirsi al contempo sole, aurora, stella mattutina, ma anche vipera, veleno, bocca dell'inferno, luogo di fetore, fornace di fuoco. Vorrei concludere il mio contributo con alcuni quesiti che delineano futuri percorsi di ricerca, quindi aspetti che approfondirò nel corso dello svolgimento del mio progetto. La matrice sociale dell'identità delle donne medievale è descritta da una pluralità di fonti che concernono entrambi norma ed esperienza. Quale tipo di relazione instaurano le artes dictandi con altre fonti di tipo normativo e con quelle di tipo descrittivo? In quali manuali o collezioni di dictamina la voce femminile riceve uno spazio privilegiato e per quale ragione? Quale tipo di relazione intercorre tra la teoria e pratica epistolare? Per pratica epistolare intendo i modelli di lettera. Essa mostra caratteri di corrispondenza o eterogeneità? In che modo i manuali di retorica conducono nuova luce sui significati e modi di essere uomo e donna nella società medievale e in che modo essi mutano in relazione a differenti condizioni spaziali e temporali? Ultimo quesito. Lo stile usato nei dictamina fa emergere questioni di genere? Come esse ci informano su relazioni di potere, nozioni di uguaglianza o diversità? Vi ringrazio per la vostra attenzione.